Così. Eccoci qua, siamo live. Buonasera amici di Facebook, buonasera a tutti. Buonasera amici, Ciao. benvenuti in questa nuova live. Oggi con noi abbiamo ospiti Deborah Picelli e Filippo Lorusso, i nostri due coach, spiritual coach preferiti che fanno Esatto. parte, collaborano con noi, col team di SR. Questa sera tratteremo un argomento molto importante, l'attaccamento. Quindi l'attaccamento come catena, quella catena che ti allontana dalla libertà e dalla felicità. Quegli attaccamenti a cose, persone, attaccamenti interni, attaccamenti della personalità in generale. E Deborah e Filippo ci aiuteranno a comprendere meglio Esatto. questa tematica. Esattamente, Ciao esattamente. Deborah, ciao Ciao Filippo. Debbie e ciao Filippo. Oggi siamo in Ciao. tre oggi. Benvenuti a tutti. Allora, l'attaccamento, cioè, spieghiamo un po' per chi non lo sa, cos'è, come si riconosce e come è inteso come catena, perché alle volte mi è capitato molte volte di fare questo piccolo esempio a qualcuno che aiuto e mi hanno sempre risposto come ma dove? Io non ne ho catene, che ne so io. Ecco, spieghiamo bene questo concetto così almeno ci riusciamo a fare un quadro generale. Vuoi iniziare tu? Sì, allora l'attaccamento è una dinamica dell'ego umano, della mente umana, che deriva da una credenza ben precisa, che è associare la nostra felicità a qualcosa di esterno, essenzialmente a qualcosa di separato da noi. Di solito questo può essere una persona, può essere un desiderio, può essere l'ottenere qualcosa, quindi essenzialmente. La felicità è collegata all'avere più che all'essere. Eppure noi diciamo essere felici, non avere la felicità. Però c'è questa credenza che la felicità è collegata a qualcosa di esterno. Quindi noi siamo felici se otteniamo quella cosa, che per uno può essere quella laurea, può essere quella macchina, quella casa, quella persona, eccetera, eccetera. Quindi essenzialmente l'attaccamento deriva da una credenza. È la credenza che noi, che la felicità è condizionata da qualcos'altro e non è una cosa collegata essenzialmente all'essere. Quindi se siamo felici, allora all'esterno tutto, diciamo, riflette quella felicità. È bello. Bello questo, quindi quello che ci stai dicendo è che in realtà essere felici non è determinato da quello che abbiamo o da quello che pensiamo di essere, quindi quello che sono, possono essere gli oggetti, le persone intorno a noi, ma anche, cioè com'è possibile quindi a questo punto sentirsi liberi, sentirsi comunque felici nella grazia? Se non ci sentiamo possessori di qualcosa. Ok, il Buddha dice che l'illuminazione è la fine della sofferenza e la sofferenza deriva dall'attaccamento. Quindi nel momento in cui noi riusciamo a non provare più questa sensazione di attaccamento verso nulla, fondamentalmente, allora a quel punto entriamo in uno stato emotivo che non può più essere condizionato. Perché se io sono felice in base a quello che ho, in base a quello che ottengo, in base a quello che io sono a livello di caratteristiche della mia personalità e cose di questo tipo, questo vuole anche dire che se io per un periodo breve o lungo che sia non avrò queste qualità, queste cose intorno a me, non sarò più felice. Questo vuol dire che la mia felicità diventa condizionata e la libertà non ha condizioni. Si chiama appunto attaccamento, nel senso che se io sono attaccato a lei, posso essere libero. Se sono attaccato, legato a lei, posso essere libero. Fisicamente, ovviamente no. Quindi anche metaforicamente, se sei attaccato a qualcosa, non sei libero. Dipendi da quella cosa, hai paura di perderla, hai bisogno di tenerla sempre, di mantenerla. E quindi crea ansia, crea tensione, crea paura. Quindi Ed è già. proprio lì, infatti, che proprio per quando c'è un attaccamento, è proprio lì che ti viene portata via più facilmente. Proprio per Esatto. questo. Perché tu per primo diventi possessivo
inizia a nascere dentro di te una sorta di controllo, perché hai costantemente paura di perdere l'oggetto in questione, che poi sia un oggetto, che sia una persona o che sia un tuo stato. Ad esempio, sono attaccata alla mia giovinezza o sono attaccata al mio canone di bellezza o cose di questo tipo. Ok, nel momento in cui viene a mancare, panico. Esatto. Quindi si vanno a creare proprio delle catene che non ci permettono di essere liberi e liberi di lasciar fluire anche quello che poi è il cambiamento. Sì, a me è capitato spesso in passato, per esempio, di essere molto attaccato alla mia auto e è vero, e o mi fregavano qualcosa, o mi spaccavano le serrature, o me la rigavano, o di tutto e di più mi era successo. Mi avevano spaccato lo specchietto. Eppure quando poi, lavorando ovviamente, mi sono accorto di questa cosa, alla fine mi è sparito tutto. Cioè, nel senso, io lasciavo anche la macchina aperta, non mi capitava nulla. E Certo. questo succede proprio perché, possiamo dire, l'universo, Dio, gli angeli, chiamiamoli come vogliamo, ma l'essenza divina, al di là del nome, è sempre la stessa. Ci vuole far capire cosa. E quando noi abbiamo questo attaccamento, diciamo, vedi che tu hai questo attaccamento, se puoi farne a meno o puoi anche non fare a meno, è lì ti arrivano mille cose per fartelo capire. Questo è Io però essenziale. ho una cosa da dire. Allora, a me è capitato un po' come Rocco di comprendere a un certo punto che non c'era bisogno di essere attaccata a niente, a nessuno. Però a me viene molto più facile non essere attaccata agli oggetti piuttosto che alle abitudini o addirittura alle persone. Ma io fin da piccola comunque gli oggetti, anche se li perdevo, dicevo, vabbè. Tanto me ne arriva un altro, era proprio una consapevolezza interna, quindi in realtà non mi interessava perché percepivo che quello che avevo in quel momento è quello che effettivamente volevo avere. Però non sempre questo si riflette anche in altri aspetti di sé. Per esempio, l'esempio che hai fatto prima della giovinezza, io so di avere l'attaccamento alla giovinezza e quindi mi farebbe soffrire il fatto di non averla. Ma a questo punto allora la domanda è, ma perché in alcune cose riesco a non essere attaccata? Come ad esempio gli Bella oggetti o le cose domanda. materiali, mentre per altre sì. Bella domanda. Allora, diciamo che fondamentalmente si fa un passo indietro e andiamo a rinominare le famose ferite. Quindi il fatto che ogni essere umano ha delle determinate ferite, ha vissuto determinate esperienze e in base a quello che ha vissuto in passato dà valore a un qualcosa e ne dà meno a un qualcos'altro. Ok, quindi un esempio, la mamma che magari ti dice di fare attenzione continuamente agli oggetti, di avere cura degli oggetti e che gli oggetti sono costati tanto, quindi ne devi avere assolutamente cura, cosa di questo tipo magari ti porterà a essere più attaccata all'oggetto, oppure la mamma che Più oggetti hai, più sei accettato dagli altri, sei accettato dagli altri. È esatto. vero. Ad esempio, l'attaccamento di tipo affettivo solitamente deriva da un senso di abbandono, quindi da una ferita d'abbandono, per esempio. Diciamo che gli attaccamenti portano a vivere dei bisogni, ok? E c'è da fare una distinzione molto importante tra bisogno e piacere, nel senso che nel momento in cui io faccio un qualcosa perché mi fa piacere farlo e non ho attaccamento, lì non si manifesta nessun tipo di problematica a livello interiore. La dinamica disfunzionale avviene nel momento in cui quel piacere diventa un bisogno, quindi se ho quella cosa sto bene, se non ce l'ho sto male, e questo mi porta inevitabilmente a sentire un attaccamento. Già. Ho capito, molto chiaro, grazie. In questo Quindi in caso questo caso infatti cioè, si va a indagare dentro di sé da cosa ha origine questo attaccamento, giusto? sì, diciamo che di base è importante riuscire a riconoscerlo, a rendersi conto, e nel nostro libro Dal caos alla libertà, infatti, parliamo proprio, facciamo proprio estrapolare quelli che ogni persona che sta leggendo
può reputare il suo attaccamento. Ciao Lara, nominiamo dal Ciao, caos della libertà e ma appare appare Lara. lei, la nostra editor. Ok. Benvenuta Lara, benvenuta. C'è anche mia sorella che è onnipresente, mia sorella, Ciao sempre, Annalisa, benvenuta. sempre Buonasera a tutti. comunque, sempre comunque. E infatti fa piacere proprio perché quando non si sa la differenza tra bisogno e piacere, quindi se io per esempio esco con un amico o esco con la mia compagna o esco con chi che sia perché ho bisogno di uscire, perché sennò mi uscirebbero quelle ferite di cui si parlava prima, la solitudine, la non accettazione. E dice, voglio essere magari qualcuno che mi fa un complimento. Ecco, questo è bisogno. Ma se io esco semplicemente perché mi piace stare al bar, bermi una birretta, ridere, scherzare con gli amici, ecco, quello è piacere. Quindi è una sottilissima differenza, però c'è una Sì, sottilissima. la riconosci in base a quello che provi se non soddisfi quella dinamica, ad Ecco, quello esempio. che mi è stato chiesto più spesso durante alcune sessioni con i miei affiliati è questo, è come facciamo cioè se c'è qualche trucchetto per riconoscerla al volo e eventualmente lavorarci. Ok. Per riconoscere un attaccamento? Sì. Ah, semplicemente è ciò che cerchi di più. Ciò di cui hai più bisogno, per esempio, se sei un tipo che è sempre in compagnia, probabilmente quando sei solo ti usciranno un po', come hai detto tu, certe emozioni che in realtà non vuoi vedere, come la solitudine, eccetera. Se qualcuno ha delle, per esempio, questa è la radice della dipendenza, l'attaccamento. Quindi io credo che se bevo alcol tutti i giorni, allora sto bene, sto tranquillo, altrimenti divento un problema, divento nervoso, ansioso, eccetera. Quindi è Intanto sempre. Basta osservarsi appunto, quindi vedere come si muove l'ego, in base a quali bisogni si muove, e là capisci il tuo attaccamento. Stai un po' senza quella cosa e vedrai cosa ti esce, capirai che quello è il tuo attaccamento. Molto ma semplice. questo può servire anche per capire se io faccio una cosa perché ne ho bisogno oppure la faccio per piacere. Cioè, questo serve anche per capire questa differenza. Allora, diciamo che questo lo comprendi nel momento in cui non soddisfi quella dinamica. Esatto. Ad esempio, sei abituato a fumare tutti i giorni e dici che però non sei attaccato, ok? Che puoi smettere quando vuoi. Poi un giorno rimani senza e impazzisci, ok? Lì capisci che in realtà non era un piacere, era un bisogno. Quindi è nel momento in cui poi si ha la mancanza che capisci se era un piacere o se era un bisogno. Se era un piacere, dici, ah vabbè, non c'ho la sigaretta, pazienza. E non la sostituisci, perché sennò non vale. Cioè, se A hai una sigaretta volte nel giorno, due pacchi di biscotto, a mica. volte sì, perché a volte a me capita di sostituire proprio anche per dire la sigaretta la sostituisco con un pacchetto di patatine o la sostituisco con. A volte capita. Sì. Adesso che Ecco, mi quindi stai probabilmente sono cercando. attaccamenti. No, quello che hai detto prima, Deborah, è vero che quando in realtà da piccolo hai sperimentato, cioè ti è stato mandato un messaggio, è stato trasmesso un messaggio di importanza riguardo a qualcosa. Per esempio, da piccola da me in casa era importante, si dava tanta attenzione al cibo, a cosa si mangia, piuttosto che a quello che c'era in casa da mangiare. E infatti poi crescendo c'è stato un attaccamento proprio nella mia vita al cibo molto forte. C'erano anche le sigarette, quindi c'era stato un attaccamento. Poi c'è stato tutto un lavoro effettivamente ed è vero, tutti gli attaccamenti comunque derivavano dall'infanzia. Ma la domanda allora è, una volta che individuo l'attaccamento che ho e so che mi sta facendo soffrire perché mi impedisce effettivamente di sentirmi libero e consapevole cioè più che consapevole, avere il potere di andare avanti nella mia vita. Come faccio a lavorarci? Non alimentandolo più. Cioè, Ecco, per nel momento esempio, andando contro quello che è il tuo ego, fondamentalmente. Colara scrive: Confermo che quando confermo non si che fuma non si va in fuma crisi, ma molto personalmente se proietto l'attenzione altrove e sono fuori casa, nemmeno me lo ricordo.
Beh, tipo, se prendiamo come esempio proprio il fumare, molto spesso facciamo le cose per non essere in presenza. Quindi il fumare, vedi, proietto l'attenzione quando sono fuori, nemmeno me lo ricordo, vuol dire che ti stai distraendo. Quindi, ok, fumare è una distrazione come lo è andare in giro. Quindi nel momento in cui tu Lo non sai essere presente. confermo perché io essendo fumatore, È sempre quindi una sostituzione, sì. già. È vero, è vero. Infatti è importante invece, cioè in realtà tutti noi scappiamo continuamente, chi più chi meno ovviamente, da fare una cosa che in realtà poi è molto naturale, molto semplice, che è appunto l'osservazione in uno stato di presenza. Sembra assurdo, ma tutti i maestri spirituali lo dicono, basterebbe veramente questo. Sì, Eppure tutti gli esseri umani, nonostante nonostante sia così ciò, semplice e naturale, si inventano mille è cose, vero. cose avanzate, corsi, super tecniche. Davvero, ragazzi, Ciao davvero. Anna, anche a te, È buona serata. incredibile. Ciao, benvenuta. Sì, Benvenuti a perché tutti. fondamentalmente è la mente che non riesce a stare nel momento presente, perché lì la mente è fatta solo del passato, cioè la mente in sé per sé è Vero. l'insieme di tutte le informazioni che hai acquisito da quando sei nato fino ad adesso, e quindi il passato è tutto quello che sa e vuole che il futuro sia un qualcosa che vuole lei, e quella cosa che vuole lei è una cosa che ha formulato grazie alle informazioni che ha del passato. Del presente non gli interessa niente, quindi cerca Esattamente. sempre di distrarsi dal momento presente. Esattamente, una cosa che utilizzo è un piccolo trucchetto che utilizzo io spesso, è quello di è un esercizietto del come se. Per esempio, immagina di svegliarti domani mattina e non hai più nessun ricordo di niente, non ti ricordi più di niente, non ti ricordi, vedi le sigarette sul tavolo, ma in realtà non sai neanche come si chiamano perché non te lo ricordi. Ecco, in quel caso, che cosa sarebbe la sigaretta per te? Esempio, o vedi, che so, magari c'è anche chi è Bello. dipendente dalla tecnologia, chi è sempre così al cellulare. Ecco, se tu domani mattina ti svegli ma non ti ricordi che cos'è un cellulare, non lo sai, non te lo ricordi, perché hai perso la memoria durante la notte. Io Ecco, aggiungerei. che cosa sarebbe per te il cellulare? Che cosa sarebbe per te la bicicletta, per chi è attaccata alla bicicletta? Ottimo spunto di riflessione. Io aggiungerei, se ti svegli senza nessun ricordo, chi saresti tu? Esatto. Bello, bello Esattamente. questo, molto, E molto infatti bello. Filippo mi legge nel pensiero, perché era proprio quello che volevo dire anch'io. Bello. E il Esatto, fatto è che perché molte persone alla domanda chi sei, io a volte quando conosco una persona nuova mi diverto proprio a dire sì, chi sei? E c'è chi mi risponde con il nome, addirittura chi si identifica con la professione. Oh, io sono un avvocato, cioè, facciamo, non la quindi quando esci da professione. lavoro smetti di esistere praticamente. Ecco, questi appunto sono tutti attaccamenti. E, Esatto. questo periodo che è avvenuto in Italia, secondo me, è servito molto sotto certi aspetti. Ad esempio, tutte quelle persone che erano totalmente attaccate, identificate al loro ambiente È lavorativo o vero. al loro lavoro, si sono ritrovate a casa e si sono chieste chi sono io, cosa faccio. È vero. Perché? Perché avevano un forte attaccamento. Quindi, come diceva Rocco, il primo attaccamento è al nostro nome. Infatti, nel primo anno che sono stata in Thailandia, quando ho fatto i tre mesi con Daniele Penna, la prima cosa che ci ha fatto fare il primo giorno è dimenticatevi il vostro nome, datevi un nome nuovo e verrete solo chiamati così. Che poi io avevo scelto Qual Luce, era il ovviamente. tuo nome? Adesso lo possiamo Adesso si è attaccata a rivelare. luce, Mi mi sono trovo attaccata a un Luce. nuovo nome, oscurità. Ah, bello, ecco Ah, ecco, lì perché sono vivo la dove luce, bello. Sì. E ad bello. esempio, lì mi ero resa conto di come la parola Deborah, quindi il mio nome, era associata a determinate dinamiche, a Deborah quella che, a Deborah quella che fa questo, quella che è così, o alla voce di mia madre che chiamava il mio nome, o cose di questo tipo. Quelli sono tutti attaccamenti. Già. Bello Beh, questo esercizio. ma il fatto che a me capitava quando giocavo, cioè il mio soprannome da giocatore, io giocavo a calcio, il mio soprannome era Mina, non perché cantavo in campo, ma perché tiravo delle ciabattate precedenti. E infatti che mi chiamavano Mina, ecco, quando
tu ti attacchi a qualcosa che è arrivata dall'esterno. Poi, vabbè, in realtà l'ho sempre creato io, però quando qualcosa ti arriva dall'esterno, per esempio, ti appioppano un soprannome che non ti piace, ma lo continui a sentire, anche lì si potrebbe poi generare un attaccamento a quel soprannome o una Se lo associazione. associa al fatto che la gente ti considera così, cioè i tuoi amici ti chiamano così, quindi lo associa a delle persone che ti vogliono bene, allora certo che crea attaccamento, capito? Ti ricorda gli amici che ti vogliono bene, quindi gli amici che ti danno amore, allora tu hai attaccamento verso quel nome. Mi hai fatto ricordare che a Koh Phangan, in Thailandia, anche io gioco molto a calcetto, ci avevano fatto le maglie con i nomi. Quindi mi ero fatto il nome con un soprannome che mi davano degli amici italiani e che quindi era associato un po' alla mia vecchia personalità. Questa maglietta l'ho persa 2 volte, si è bucata, si è macchiata, non ha vita facile, cioè mi sta dicendo tu non la devi avere, non è qua, però L'abbiamo persa di è nuovo. terribile, la maglietta di nome. Ma se invece un soprannome non ci piace? Sapete, ci sono tante persone che hanno problemi con Sì. questa roba di O con soprannome. i diminutivi. Potrebbe andare a creare, ad esempio, delle credenze limitanti. Già. Esatto. Guarda che Quindi. anche scusami, il volersi distaccare, allontanare dal dolore è un attaccamento, capisci? Quindi il voler per forza stare lontani da quel dolore, che è una specie di attaccamento. Cioè, aspetta, puoi spiegarla meglio questa cosa, Filippo, perché è sottile, quindi. Ok, qui è molto sottile, bellissima. Sì, è sottile perché per me l'attaccamento è legato molto alla felicità, quindi io associo qualcosa alla felicità e quindi l'associarlo mi fa venire il bisogno di quella cosa che crea l'attaccamento. Quindi se quel soprannome mi fa stare male, io non lo voglio sentire. Quel non volerlo sentire crea una specie di attaccamento a non volerlo sentire. Quindi se mi chiamano così mi incazzo o sto male o ci faccio la persona, eccetera. Quindi è un po' al contrario, è un attaccamento per allontanarlo, diciamo, l'allontanamento. È Allora, vero. Ah, sono attaccato all'opinione che io ho di me, di cui e la nuova opinione che gli altri stanno dando di me mi fa sentire male. orgoglioso, cioè Male, mi fa in questo caso è sentire male. sì, male, ma nel senso voglio dire che mi fa sentire come se disprezzato, per dire, a me era Preso in successo giro, sì, alle medie. disprezzato, Mi umiliato. sono sentita molto sottovalutata, molto disprezzata, molto. E io invece ero attaccata all'opinione di me che io mi ero costruita per. E mi sono resa Esatto. conto poi che mi attiravo quello perché in realtà era una ferita che doveva Sì, in riemergere. È vero. realtà era anche qualcosa da cui vuoi sfuggire Sì, sì, e che sì, sì. quindi poi ti conferma che effettivamente il tuo inconscio dici ok, ma io non sono quella personalità costruita e quindi ti arriva la verità, boom, ti arriva qua. Quindi è vero, succede proprio tutte le volte garantito al limone, proprio, veramente, succede. Garantito il limone, Sì, è il mio dice. motto, oltre al win to win è garantito al limone. Ecco, io vorrei chiedere anche a chi ci ascolta di scrivere un commento, se vi va, cioè, che cos'è che è più importante per voi, cioè la cosa più importante per voi o la cosa, la persona, quindi che cos'è più importante per voi e se pensate di essere attaccati a questa cosa oppure no. Che volete lasciare andare, cioè la scrivete per lasciarla andare, lasciare Vediamo, andare l'attaccamento. Nuova pratica. Anna scrive: nel mio paese, se una persona chiama un'altra Sì, persona poi con un chiamano una persona per un soprannome pronome. ed è una che odio, mi chiedo a cosa serve un soprannome se io mi chiamo. Ah, ok. Quindi, se non ti piace un soprannome, dici a che serve questo soprannome se io mi chiamo, per esempio, Rocco? Bella, bella domanda. In Come gli effetti. rispondiamo, Debbie? Dice a che Beh, serve il soprannome? anche il soprannome va a creare un attaccamento, anche se non l'abbiamo scelto noi. E Già. soprattutto se è un soprannome che non ci piace, potrebbe andare a creare appunto delle credenze, dei blocchi. Ci sono ad Sono esempio, identificazioni. bambini a scuola che magari. Il secchione o il ciccione o cose di questo tipo che purtroppo si sentono all'asilo, all'elementare, eccetera, il bambino arriva ad un punto dove magari non vuole più andare a scuola.
ad È esempio. vero, a me è capitato, allora io alle elementari, per esempio, a me capitava molto spesso di perché comunque io andavo molto bene a scuola, mi chiamavano, sai che io poi ero arrivato che dico sì, ok, io le materie sono buono, mi piace imparare, però non mi piace andare lì. E quindi sognavo un modo di imparare da solo, senza nessuno, e mi sentivo frustrato perché comunque ero costretto ad andare lì. E dove c'erano tutti i giorni si ripeteva. Quando poi, all'epoca io non sapevo, ero un bambino, non sapevo niente di queste cose, quando poi in realtà ho iniziato per scherzo a dire, ah, beh, sono un secchione, bene, allora riconosci la mia superiorità grande. Quando ho iniziato a fare così, nel giro di 2 giorni è sparito tutto. Adesso so perché è successo così, ma all'epoca non lo sapevo. Quindi. Lara dice, a me spesso chiamano Laura invece Lara, invece di Lara. Una volta mi dava fastidio, ora ci arrivano da soli. Ecco, la cosa bella da ridere è che io stavo per dire Laura scrive. Scommetto Lara è Meno male che sono stato zitto. scommetto Lara che adesso non ti dà, cioè, scommetto che hanno smesso di chiamarti Laura quando ha smesso di darti fastidio, sicuro. Sicurissimo. Sicuramente, sì. Poi abbiamo Sicuramente. Eleonora, ma a questo punto anche il nostro nome di battesimo è un soprannome. Già. Noi siamo ben di più, o no? Certo, infatti era proprio quello che dicevamo prima, il nome è il nostro primo attaccamento, perché è un po' la base dell'identificazione della nostra personalità. Già. Quindi io sono Deborah e sono questo, questo, questo e questo. Per questo proprio nei ritiri viene elevato come prima cosa. Ma io E forse sapevo che mi ha traumatizzato. assumendo tutto un'identificazione, un attaccamento. Lo saprei. È questo. Posso scegliere il Ecco, nome che voglio. Che figata. una cosa che ci farebbe tanto piacere, poi se volete poi li facciamo uscire nello slide. Ecco un soprannome che vi piacerebbe, proprio dice, ok, me lo metto io da stasera e questo è il mio soprannome. Ecco, Lara ha scritto, sì, esatto, vedi, lo sapevo perché guarda, a me capita tutte le volte. E io il bello che lo so, perché ragazzi, c'è da dire una cosa, di tutto questo lavoro su di sé, quando ci sei dentro è un Già. casino. E ogni Era volta meglio non è sapere sempre niente. faticoso qua, cioè non è che cambiano, più cose so, cioè almeno personalmente la mia esperienza è che non è che più sono brava a lavorare su di me e più diventa facile, sì, magari diventa più veloce. Però il dolore è sempre quello, voglio dire, le cose a cui devi lavorare, almeno per quanto riguarda me, bene o male, sì, magari cambia qualcosa e dipende quanto hai lavorato su quell'aspetto lì, però quando c'è una cosa nuova che emerge, è sempre Ecco, quello. Lara, Sì, come infatti dice non Cristi, ecco, attacchiamo questo più. si chiama lavoro su di sé, non vacanza su di sé. È in effetti vero. è un lavoro su di sé. Allora, no, dai, mi sono data un nome da sola, quello sento io. Dea Libera, bello, bellissimo. Bello. Sì, Bellissimo, c'è anche questo il è libro di Lara, tra l'altro, il libro che ha scritto Lara. ok, poi sotto nei commenti metteremo anche un link per chi volesse. Ma è un libro di crescita personale? Sì. Ah, magari se vuoi essere nostra ospite, Lara, sei benvenuta. Assolutamente. Dunque, io andrei avanti con l'argomento, se vi va, Deborah e Filippo, che era E questo, questo qui, giusto? sì. Quando osservi qualcosa ti distacchi da essa. Questo è bello. Questo è molto molto profondo. Ok, che cosa vuol dire questa frase? Che nel momento in cui io riesco ad osservare appunto i miei attaccamenti, in automatico quell'attaccamento perde energia. Beh, nel momento in cui io inizio a rendermi conto di dinamiche che attuo, di meccanismi di bisogno che ho e così via, allora inizio anche a smettere di alimentarli. Cioè, sono potenti gli attaccamenti quando noi non ce ne rendiamo neanche conto e quindi viviamo un attaccamento, abbiamo un forte bisogno verso qualcosa di esterno o di interno
e non ce ne accorgiamo perché siamo totalmente identificati con esso. Nel momento in cui io invece inizio a distaccarmi, allora a quel punto l'attaccamento già perde il suo potere attraverso l'osservazione, lo stato di presenza. Perché essenzialmente ogni attaccamento in realtà è un attaccamento alla mente, è un'identificazione con la mente. Quindi nel momento in cui osservi tu la tua mente e ti distacchi, inizi già a capire che subentra un nuovo livello di consapevolezza. Quindi non sei più tu che pensi, ma cioè, diventi un testimone, sei colui che osserva il pensiero. Quindi inizi a staccare, proprio a smettere di dare energia alla mente e ai pensieri, e quindi inizi a vederli proprio come vedi un bambino. Come dice Pier Giorgio Caselli, ama l'ego come ami un bimbo. Quindi non dai più energia, non sei più identificato, e allora perde proprio energia anche tutti gli schemi. Infatti, Filippo, io adesso non mi ricordo dove l'ho letto, da qualche parte l'ho letto o l'ho sentito in un video, che in realtà se finora si è pensato che noi da adulti comunque abbiamo, diciamo, ripetiamo le stesse cose che abbiamo fatto dall'1 ai 7 anni. In realtà da poco si è scoperto che il nostro cervello, no, il nostro cervello, scusate, la nostra mente, quindi la parte l'ego, in realtà ripete sempre gli stessi schemi da quando, fino a che avevamo 3 anni. Quindi in realtà è come se noi, anche da adulti, i nostri meccanismi automatici, quindi come gli attaccamenti appunto, in realtà sono gli stessi istintivi di quando avevamo 3 anni. È come se da questo punto di vista non crescessimo mai. Infatti anche da adulti, se noi non ci sentiamo di fare qualcosa, perché magari, per esempio, prendo il mio caso, io sto passando un periodo della mia vita dove sto chiudendo una fase e ne sto iniziando una nuova. Il mio ego, sta facendo una fatica pazzesca ad accettare questo. La mia mente mi sta rifiutando tutte le idee perché dice: no, no, ma io sono attaccata a questa cosa, È cioè io voglio vero, rimanere così e è fare vero. queste cose. Un po' come quando a 3 anni, appunto, devi finire, che ne so, o devi iniziare l'asilo, per dire, quindi devi staccare dai genitori e ti metti a piangere perché devi iniziare Esatto. l'asilo. Ecco, è vera questa cosa o insomma no, non Sì, è? è anche uno dei motivi per cui in coaching facciamo lavori di bimbo interiore, perché è un po' come se la nostra parte bambina non fosse cresciuta sotto certi aspetti e non è cresciuta perché non ha acquisito consapevolezze. Cioè, la nostra parte cosciente, immaginatevi l'iceberg di cui parlo spesso nei video, dove c'è la parte cosciente il 5% e l'inconscio che è il 95%. La nostra parte cosciente sviluppa delle consapevolezze, cresce, diventa adulta, perdona i genitori, li accetta così come sono, capisce tante cose e così via. La nostra parte inconscia, il 95% invece, potrebbe su certi aspetti essere rimasta ai traumi dell'infanzia, ad esempio. E quindi il bambino di 3 anni che è stato abbandonato, magari da adulto a livello cosciente ha perdonato i genitori, ma a livello inconscio quel bambino non è ancora consapevolizzato. Per quello quando poi facciamo i lavori di stati alterati di coscienza, andiamo da quel bambino a comunicargli determinate cose e a fargli avere determinate consapevolezze per farlo crescere, perché sennò resta così. E restando così, non è che non lo sappiamo e non succede niente, no, continua appunto, come diceva Sabrina, a comportarsi esattamente come si comportava a 3 anni. È vero. Quindi lo stato di presenza, diciamo, aiuta un po' a trasmutare queste emozioni, quindi diciamo, va a lavorare sulla parte emotiva, giusto? Che poi è direttamente collegata poi a tutto l'aspetto mentale. Perché ecco, spieghiamo un attimino, Deborah, questo concetto, questo collegamento, la differenza, perché c'è tanta confusione a riguardo. Sì. Perché una scuola di pensiero dice che bisogna stare in presenza, trasmutare le emozioni, quindi senza stare a pensare, rimango sempre nel qui e ora, l'emozione modifica. E nel frattempo io modifico anche le mie azioni. Un'altra scuola di pensiero invece, quella forse più legata alla psicoterapia classica, porta più le persone a riflettere sul fatto che bisogna invece lavorare prima dal punto di vista mentale, quindi andando a lavorare direttamente sulla mente, cambiando i pensieri, eccetera, Pensieri, e eccetera. poi vai a modificare tutto il resto. Ecco, come dobbiamo lavorare in realtà? Sì, poi ce n'è anche un'altra che
appunto, è quella lì che cioè quella delle emozioni, quella del pensiero, e invece ce n'è una terza, che è quella che Sono sto centinaia di scuole di pensiero. sono altre, e è quella che sperimento io più spesso. Cioè io a livello emotivo, a livello di pensieri, Non fai no, nulla. non mi capita nulla in realtà, cioè non sono lì a ragionare, andare a cambiare, eccetera. Io sono della scuola di Nila, Conversazioni con Dio, ovviamente, e praticamente lui ti dice: guarda, se tu hai determinati pensieri, determinate emozioni e determinate cose, perché quelle cose ti servono in questo momento. Se tu cambi qualcosa in questo momento, potresti rincorrere, cioè che sia un'emozione che la vuoi modificare senza aver o trasceso o accettandola, eccetera. Praticamente rischi anche di incorrere in più autosabotaggi. Quindi cosa significa? Che se io, per esempio, sto accettando un nuovo lavoro, ma ho questa sensazione di disagio perché sia una cosa che voglio fare, però ho paura, però non lo so, ho mille dubbi, però c'è sempre un però. E magari io cosa dico? No, ma aspetta, se io cambio l'emozione, quindi non provo più quella sensazione di disagio, ma provo quella sensazione che poi mi piace, molto probabilmente io non sono pronto per andare avanti, e quindi cosa succede? Io mi autosaboto prima, per confermare appunto quella paura che Però avevo. attenzione, se tu non sei pronto per andare avanti, non ti arrivano i segnali, cioè in realtà si blocca il flusso, eh? Cioè Già. anche questo è da spiegare bene, perché È uno dice come sottilissima faccio a la cosa. capire che quello che la strada che dovrei prendere la devo prendere? Ecco, sempre facendo il mio caso, a me mi stanno arrivando certi lavori, ok, il mio ego dice no, piange, non voglio andare verso là, ho paura, ma se i lavori dall'esterno arrivano senza che io anche faccio niente, ed Esatto. entrano facilmente, c'è cioè questo flusso in entrata. Personalmente io penso che allora vuol dire che tu sei pronto, ma è l'ego che non te lo fa fare. Esatto. Se invece sei tu a forzare le cose esterne, sei tu a sforzarle, ma e tu dici no, io sono pronto, e le stai sforzando, ma dall'esterno non arrivano, allora lì in realtà non sei pronto. È giusto, Oppure, Deborah? aspetta, perché l'emozione che provo Assolutamente. potrebbe anche non farteli arrivare. Me la mando più taglio. Beh, diciamo No? che tutto ciò che ti arriva non è un caso. Si è Okay. bloccato. Quindi nel momento in cui l'abbiamo creato noi, quello che dobbiamo comprendere in qualche modo è quanto è fluida per noi una determinata decisione o quanto non lo è. Cioè, le resistenze si sono bloccate. No, Ah, ok. sono bloccati. Ci siamo. Siamo bloccati anche noi. Non lo so, Siamo no, noi no. bloccati? No, No, noi no, perché si sente. Mi Noi sentite? ci siamo. Provare a chiudere e riaprire. No, perché prima si sono Ah, forse non bloccati loro. prendono. Sì, si sono bloccati loro. Ok, Ok, amici, questo è il bello. Facebook. Questo è il bello della diretta, ragazzi, se non ci si blocca, non è. Se non ci si blocca almeno una volta al giorno, va benissimo. Intanto Lara ci dice: secondo me bisogna fare un lavoro su ambedue i fronti, mentale ed emozionale. Lara, sono assolutamente d'accordo con te. Già. E poi aggiunge: non c'è nulla di distaccato se lavoriamo sulle emozioni, diamo input diversi alla mente. Ok, ci siamo, ci siamo. Sì, non ci sentivamo più. Vi siete bloccati un attimo con il video, però noi vi sentivamo e vi vedevamo benissimo. Ah, ok. Noi invece vedevamo voi bloccati, pensavo che se eravamo bloccati siamo usciti Va bene, velocemente. sì, ma è meglio così, almeno si rinnova la connessione, come le ossa e le cellule si rinnovano ogni 7 anni, Refresh, ogni siamo 7 minuti rinati. ci rinnoviamo. Va bene, dicevamo Deborah, quindi stavamo dicendo, Filippo, se volete spiegarci bene queste due cose che Esatto. appunto avevamo. Ma senti, per quanto mi riguarda, la cosa è molto semplice. Io preferisco, tra virgolette, la scuola di pensiero della presenza. Ok?
ovvero quando sei presente osservi la tua mente, in realtà la cosa fondamentale è che ti accorgi che tu non sei essa. Quindi prima di tutto nasce un'accettazione, tutto ciò che succede in realtà già ti tocca meno perché non sei identificato, anche un'emozione negativa, quando succede e tu non ti fai prendere da essa, allora il dolore non è più così veramente doloroso. Disse una sciamana che adesso non ricordo il nome, che il dolore è una quantità di energia che noi non riusciamo a sopportare. Quindi questa sciamana si illuminò perché si ruppe il ginocchio e il suo maestro la fece stare in meditazione, quindi così con le gambe, col ginocchio rotto, e lei si illuminò perché talmente era il dolore che fu costretta proprio a entrare nel dolore, ad accettarlo, e quel dolore si trasformò in energia per lei. Che la fece andare veramente in uno stato oltre se stessa, praticamente. Quello che posso dire a tutte le persone che stanno seguendo è che per ognuno di noi c'è un suo percorso e una sua scuola, fondamentalmente. Cioè, ci sono persone che raggiungono l'illuminazione attraverso l'alimentazione e il digiuno, ci sono persone che arrivano a questo attraverso la presenza, ci sono persone che hanno bisogno invece di partire prima dalla mente e poi fare altro. Ci sono persone che arrivano attraverso lo yoga, quindi ognuno ha il suo. Quello che può funzionare per me, può funzionare per me, non è detto che funzioni per un'altra persona e viceversa. Quello che secondo me fa funzionare è quanto noi davvero lo sentiamo e ci crediamo. Cioè, se io sto facendo una pratica e credo ciecamente che quella pratica funzionerà per me, funzionerà per me. È Ma se vero. io faccio la stessa pratica ad un'altra persona e quella persona che fa la stessa cosa che ho fatto io non ci crede, non funzionerà per lei. E È vero. magari gli funzionerà una cosa che è diversa e io non la farei, ma a lei funziona perché ci crede. Beh, per Quindi, sicurezza facciamole tutte così. interrompo. No, in realtà quello Io ho che provato di tutto. Posso consigliare è proprio che, nel senso, io quando sento appunto quello che diceva la Debbie prima, quando io sento qualcosa e non ci credo fino in fondo, io non la inizio neanche, perché appunto so già che quella piccolissima parte di me che non ci crede sarà proprio quella che avrà la meglio. Di E quando poi verificare. sento una cosa che ci credo veramente, allora io faccio solo quella. E in realtà a me ha funzionato sempre così. Io prima mi sento tutto, per esempio, per esempio quando l'esercizio che dà Brizzi, quello della mano sinistra, che io faccio benissimo perché sono mancino, praticamente io in realtà io su quella cosa lì per uscire dagli schemi. Io l'ho sperimentato sul calcio, no? E praticamente per me tirare sia col piede sinistro che col piede destro, che di testa, che di spalla quando ci riesco, una volta sono inciampato sul dischetto del rigore, la palla mi è rimbalzata qui e ho segnato col capezzolo. Sì. Quindi quello è stato il gol più bello della mia vita. Perché, sì, in realtà io stavo correndo verso la palla, sono inciampato sul Si è rotto il dischetto. capezzolo. No, no, è rimbalzata, è entrata e poi ho detto, ma sì, era tutto Capezzolo calzato. No, d'acciaio. beh, ma è rimbalzato, secondo Questo. me. Non ho respirato per 2 minuti, credo. Così. Però, Sono dettagli, dai. ecco, tirare col piede destro e tirare col piede sinistro a seconda della posizione a me ha aiutato tanto a livello di coordinazione e movimento. Quindi questa cosa di uscire fuori dagli schemi così ti aiuta tanto. Io infatti, per esempio, quello che dicevamo prima, se c'è una piccola parte di te che non ci crede, per spiegarla a livello calcistico, c'è una squadra di 11 persone. Che se un solo giocatore, uno solo, vuoi che sta male perché ha la febbre o perché è arrabbiato col mister che l'ha tirato fuori prima nella partita precedente, o che la ragazza l'ha mollato e c'ha i suoi motivi, o che gli hanno rubato la macchina, eccetera.
un solo giocatore può compromettere l'intera partita. Un solo giocatore che gioca male può compromettere l'intera partita. E questo è molto utile quando io voglio scegliere, magari voglio sperimentare qualcosa di nuovo, e questo è molto utile che io dico, se c'è solo una piccola parte di me che non ci crede, io non inizio neanche, perché effettivamente so che poi farei qualcosa che Beh, non io va. qua non sono molto d'accordo, cioè se aspettiamo di essere pronti al 100% a fare le cose non partiamo mai, È vero ragazzi. anche Io questo. non sono assolutamente pronta al 100%, ma sto iniziando lo stesso, se no cosa facciamo? È Allora, vero cioè, anche è sempre il questo. discorso di prima, per questo volevo che Deborah e Filippo chiarissero questo concetto, cioè come facciamo a capire se quello che vogliamo fare lo dobbiamo fare oppure no, perché Questo è siamo bello. frenati dall'ego, dalle paure? E chiedo a loro direttamente. Beh, dipende prima di tutto se viene proposto anche dal flusso. Quindi se è una cosa che ti arriva dall'esterno, capito, come un flusso, come un invito, allora magari una parte di te potrebbe dire, beh, forse è un messaggio, forse è un consiglio. Poi comunque è un fatto di sentire interno proprio, è proprio una risonanza. Per questo dicevo, volevo dire prima, il fatto che per uno... raggiunge, diciamo, delle consapevolezze in un modo o quindi in un altro. Per esempio, anche in questo modo ci sono religioni diverse. Nel È vero. buddismo c'è la meditazione, nel cristianesimo c'è la preghiera, nell'induismo ci sono i canti, eccetera. È un po' è proprio una risonanza che è interna. Quindi questo è proprio, si deve sentire da persona a persona. Sì. Se bisogna riconoscere appunto i sabotaggi e le varie paure, forse per riconoscere questo bisogna fare almeno la prova. Forse la prova può almeno sciogliere qualche dubbio che può essere che non sai se è una paura o piuttosto un autosabotaggio o altro. Diciamo che anche lì più impari ad osservarti e più ti rendi conto di quando vuoi fare un qualcosa perché senti l'ego che lo vuole fare o se vuoi fare un qualcosa perché senti la gioia nel cuore mentre lo fai. Quindi è proprio una sensazione differente che impari a riconoscere ed è diversa in ognuno di noi. C'è chi può sentire qualcosa allo stomaco, c'è chi può sentire qualcosa al petto, c'è chi può sentire qualcosa nella testa e così via. Ecco, conoscete dove vi comunica sia l'ego sia la vostra parte più profonda. Quando sto agendo per soddisfare un bisogno egoico, solitamente mi sento fremere, sento un'adrenalina particolare che non ha niente a che vedere con quella gioia che invece provi nel momento in cui stai facendo qualcosa con l'anima. Ok, quindi iniziate ad analizzarvi. Lara scrive: iniziare qualcosa ci porta comunque ad un percorso. Se ci arriva un invito, bisogna provarci e continuare a osservare e ascoltarci. Può essere che compaiano dei sabotaggi e paure, oppure potrebbe non essere la strada giusta, ma bisogna sentirci. Beh, questo è vero perché io è capitato nella mia vita alcune volte di prendere la strada sbagliata e proprio grazie a quella strada sbagliata che ho raggiunto dei traguardi successivi dopo. Esatto, poi Quindi non proprio tutto il grazie male a che quello. finisce per dire una cosa fatta. Se prendiamo solo strade Già, sì, è giuste, vero. Beh, cioè. c'è anche da dire un'altra cosa. Ecco, spieghiamo bene per chi magari non sa niente di questo, come iniziare appunto a osservare e ad ascoltare più che altro. Ecco, se Magari c'è la un... differenza infatti tra l'ego. Esatto, ma è per iniziare appunto l'osservazione. L'osservazione sempre dell'attaccamento, intendete? No, l'osservazione è In generale, per sì, iniziare appunto dell'attaccamento, a, esatto. esatto, per iniziare anche a riconoscere questo attaccamento. Ok. Beh, innanzitutto proprio nel nostro quotidiano. L'iniziare a vedere che cosa ci dà piacere,
Quindi Esatto. che cosa possiamo reputare le nostre estreme necessità? Ok? E potrebbero essere collegate a bisogni funzionali, tipo mangiare, bere, dormire, oppure potrebbero essere collegati a devo sentire la mia migliore amica tutti i giorni perché sennò sto male, o devo appunto fumare o bere o mangiare dolci ogni giorno, cose di questo tipo. Ecco, inizia ad analizzarti e a vedere che cosa è assolutamente necessario per te. Ok? Quello che è assolutamente necessario per te, probabilmente è una tua catena. Vuol dire che se tu fossi catapultato, ad esempio, dall'altra parte del mondo da solo, tu staresti male perché non hai quella cosa lì. Quella cosa lì è un attaccamento. Quel che posso dire io, come iniziare? Prima di tutto direi una frase che quando l'allievo è pronto, il maestro appare. Quindi, quando tu sei disposto a iniziare qualcosa, allora l'universo fa in modo che tu attui questa cosa. Già il tuo essere disposto è già un iniziare, capisci? Quindi se tu dici adesso sono disposto veramente a osservarmi, sicuramente accadrà qualcosa che ti farà osservare determinate dinamiche in base a quello che devi poi osservare tu, che sono i tuoi schemi. Infatti, Beh, già il fatto che sei qui che guardi questa diretta non è un caso. esatto. Quindi già hai attratto È comunque. vero però. Quindi se io ho paura, io sono disposta, no? A iniziare un qualcosa, ma io ho paura. Ecco qui, Filippo. Non devi aver paura di aver paura. Quindi È profondo. non devi aver paura. Allora, se hai paura, forse non sei molto disposta. Allora, sii consapevole che sei disposta, ma hai paura. Non farti prendere da questa paura e sappi che sei disposta, ma hai paura. Invece, se tu dici sono disposta, però ho paura, stai dicendo sì, però no. È vero, Capisci? è anche una contraddizione questa. Infatti. Sì, ma Questo infatti io intendevo proprio quando. Ok, però io infatti ho sempre pensato, no? Uno dice non aver paura, oppure non aver paura della paura, anche questa roba qua. Spendiamo due parole anche per questo concetto, che a me ancora non è molto chiaro, perché io come faccio a non aver paura della paura se ho paura? Cioè, capite che è un circolo. Ok, allora mi viene in mente una frase di Osho quando dice: hai paura, danza con la paura. Perché se tu stai all'interno della paura, questa paura può diventare una danza. Cioè, che cosa vuol dire? Che se tu provi un'emozione di paura e la reprimi o usi tecniche di controllo dell'emozione, o la switchi e pensi a qualcosa di positivo, ok, lì per lì ti può anche fare, ma dopo un po' questa paura tornerà e, come dice Freud, tornerà con una forza molto più forte, molto più grande, ok? Perché è come una pentola a pressione che continua a borbottare. Ecco, quindi quello che invece tu devi fare è l'accogliere questa paura, cioè devi prendere una decisione. Hai paura, ok, prendi per mano la tua paura e vai comunque verso quello che devi fare. È un po' come quando ti devi tuffare da un trampolino Stavo pensando la stessa cosa tu. e ti butti giù in mare. Hai paura, ma quanto è bello e liberatorio puoi buttarti. Soprattutto mentre ti butti hai ancora paura, capisci? Non è che superi la paura e ti butti, no, cioè mentre ti butti hai ancora paura. Esatto. Ma più che altro è sempre il momento prima, perché poi una volta che lo fai, non è come quando ti Sì. lanci col paracadute, la paura non è la discesa, ma è appunto è tutto quello che c'è prima, nel senso metti lo zainetto, stai lì, sali sull'elicottero, vai, cioè, è un Beh, in quel casino. caso giorni prima, da quando hai deciso di farlo, che già Esatto, cominci. in quel caso giorni Caso prima. è meglio deciderlo il giorno stesso e farlo il giorno Sì, stesso. perché se Perché. no non esci più. E poi dopo quando. Poi dopo è una bellissima sensazione, però. Beh, io sinceramente non ho provato questa ebbrezza nella vita, però non è Sto che con ci i piedi tengo. per terra. Io sto Ecco, benissimo a terra, il mio preferito. No, beh, l'aereo ancora, va bene, però infatti, quello che si diceva elicotteri. prima,
di Celara, appunto, non devi avere paura della paura, è presa anche dal libro. Voi avete scritto un libro che è Dal caos alla libertà. Ecco, qui, se non sbaglio, è spiegato molto bene all'interno del libro questo Quindi concetto. ripetiamo, Dal caos alla libertà è il libro che hanno scritto Deborah e Filippo. Eccolo qua. È un libro spirituale sicuramente, e il loro obiettivo è portare, aiutare le persone al risveglio, quindi è sicuramente un mezzo utile se si vuole comprendere meglio come lasciare andare tutti questi attaccamenti, come avvicinarsi alla libertà Esattamente. più piena. Quindi ritornando al discorso della paura, in sostanza io dovrei accettare di vivere con la paura, perché dal momento che accetto la paura è come se la paura mi permette di fare quello che voglio. Allora. Allora, diciamo che intanto la paura nasce per, tra virgolette, proteggerci inizialmente. Quindi il bambino che ruzzola giù dalle scale poi avrà paura ad avvicinarsi al bordo delle scale. Perché? Perché la sua parte più profonda lo protegge e gli fa evitare di dare una testata giù dalle scale. Ok? Quindi in questo caso la paura è funzionale. Che cos'è che poi invece non è più tanto funzionale? È quando ci preoccupiamo, quindi lo dice proprio la parola, preoccupiamo, ci occupiamo prima di qualcosa che non esiste e che probabilmente potrebbe anche non esistere mai. Quando, Vero. ad esempio, si hanno gli attacchi di panico, tante persone che ho seguito in coaching hanno sofferto di attacchi di panico. Hanno paura di qualunque cosa in quel momento, anche di morire, si immaginano qualunque cosa possibile e tutto quello che si immaginano in realtà non è reale e non avviene. Quindi anche lì, nel momento in cui riescono a comprendere che quella paura in realtà è soltanto un meccanismo della mente non reale e non va davvero a creare la realtà. Allora, a quel punto anche l'attacco di panico perde energia, ad esempio. La paura potrebbe essere anche dovuta a un'esperienza passata, nel senso che più che altro È è dovuto proprio quello, è esatto. dovuto ad un'esperienza passata. Certo. È una forma di condizionamento. La nostra amica Eleonora scrive: a me stanno capitando esperienze che mi inducono a guardare le cose da punti di vista molto diversi da prima. In passato sarei scappata, ora cerco di comprendere in quale altro modo posso affrontare la cosa. Scoperto il senso, mi sento molto, molto, molto meglio. Già. Sì, Grazie per questa testimonianza, come perché diceva prima Filippo, appunto l'osservazione in fisica quantistica è stato proprio anche dimostrato scientificamente con un esperimento, l'esperimento delle due fessure, che anche solo osservando le particelle di luce, praticamente anche solo osservando cambiava l'esito dell'esperimento. sì, ne ho Quindi. letto anch'io, sì. In pratica, se osservavano, se cercavano di dimostrare che l'elettrone fosse un'onda, là che si dimostrava un'onda. Se volevano Esatto. sperimentare, se volevano dimostrare che fosse materia, là si dimostrava materia. Quindi era proprio, hanno capito Davvero. che l'osservatore decide cosa guardare. Sì. Poi lì ci sono anche un po' di No, è stato controversie. dimostrato addirittura scientificamente che il nostro stesso occhio Esatto, ha. che condiziona appunto la Cioè, noi luce quando vediamo internamente. qualcosa, per esempio, adesso sto guardando questo schermo davanti alla webcam con il PC, ma in realtà quello che sta accadendo, cioè quello che io vedo in questo momento, è già accaduto qualche millesimo di secondo prima, ma io lo percepisco subito dopo. Come Esatto. se in realtà i nostri occhi proiettassero Non è qualcosa che in realtà io ho già creato a livello di coscienza, quindi qui istantaneo, entriamo ma proprio. Creato, modificato e tutto il resto. sì, E questo per quindi esempio anche nelle questi umache, discorsi più profondi, qui sono nell'umache. queste separata Sì, sede. questo dimostra anche il fatto che solamente guardare una cosa, per esempio, io ho paura di, per esempio, l'amico Gino che sta camminando per Piazza Duomo, scivola, cade in una pozzanghera, tutte le persone attorno fanno ah, 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 e lui quindi ha paura.
di camminare vicino alle pozzanghere proprio perché ha paura di ricadere di nuovo e di rivivere tutta quella situazione, anche solo osservando che io ho paura di questo, sicuramente è cambiato qualcosa. Questo Certo. è dimostrato. Quindi anche solo per quello. Poi ovviamente qua posso parlare per ore sul fatto che posso farti capire come il comando non è riconosciuto dalla mente umana. E questo è fondamentale. Infatti quando si ha paura, si tende a essere negativi. Quindi io non voglio cadere lì. Tempo 5 minuti. Va bene, Sì, quindi finisce qua, quando la volete. paura, il consiglio che ti posso dare, Sabrina, è osservala e accettala, ma non farla, cerca di farla senza un motivo per farla. Cioè non dire, ok, osservo la paura se non se ne va, se no è come dire a uno che ti sta antipatico, sì, vieni a prendere un caffè con me, così ti levi poi dalle palle, capito? Non ci Così fai non la veramente stai male. aspettando. No, hai ragione, lo so, hai È ragione. vero però. È vero. Ed è proprio questo il segreto per la trasformazione, per la trasformazione alchemica anche della paura. Guardarla senza giudicarla, senza volerla mandare via, è una cosa che per la mente non ha senso, perché ti dice, vabbè, se faccio così allora ci sarà sempre. E invece no. Quindi Prova. anticipiamo un po' il discorso dell'amore incondizionato, entrando con questa tematica, che poi parte l'amore incondizionato per noi stessi. Ecco, magari se vi va possiamo collegarci un'altra sera In e futuro. parlare proprio dell'amore incondizionato, quindi così ci colleghiamo Sì, in questo questa sarebbe live. bene. Sarebbe Ecco, bello. è un Sì, mondo enorme, sì. esatto. Ci vorrebbe un Quindi, altro live, quindi volentieri si può se fare. avete delle domande, scrivete giù nei commenti, noi vi rispondiamo. Magari se poi la Esatto. vedete posto, ma quando è già registrata, vi rispondiamo comunque, quindi. Sì, magari a volte ci mettiamo un po', però rispondiamo a tutti, anche privatamente, eventualmente, se volete informazioni per quanto riguarda Filippo e Deborah, come al solito lasciamo il link del loro profilo in descrizione e Eleonora dice Tra l'altro, sì all'amore condizionato. all'amore condizionato. Come? Forse vogliono l'argomento dell'amore incondizionato. L'argomento amore condizionato, d'accordo. Quello sì, ecco, scriveteci anche quando Va volete. bene, va bene. Tra l'altro l'argomento amore lo facciamo proprio all'interno delle nostre coaching collettive. Ora non so se Sabri e Rocco lo sanno, è da tutto il mese di giugno e lo faremo anche per il mese di luglio perché stanno andando molto bene. Stiamo facendo delle coaching collettive. Cioè abbiamo raggruppato un tot di persone e stiamo facendo proprio dei percorsi di lavoro su se stesse, non individuale, in gruppo. È un po' quello che facevo live quando facevo i corsi di formazione o quando le persone venivano in Thailandia e così via, però online. E abbiamo deciso a luglio proprio di fare una serata specifica sulle relazioni e l'amore. Quindi anche su questo, se siete Se volete interessati, poi magari vi metto il link. lasciare sì, se volete lasciare un'informazione così, poi eventualmente la canalizziamo attraverso la vostra pagina o qualcosa. Insomma, comunque è una cosa molto interessante. È indirizzata a qualcuno in particolare o cioè sono coaching? Allora, no, nel senso che chiunque può partecipare, sia chi parte da zero, sia chi ha già fatto un percorso, e ovviamente ci vuole la volontà di farlo, perché poi chi ottiene davvero i risultati è poi chi fa gli esercizi a casa, chi lavora sulla pratica, perché ovviamente noi sì, ti facciamo le sessioni ogni martedì. Però poi quello che fa veramente la differenza è quello che a livello pratico metti poi nel tuo quotidiano. E nel mese di luglio faremo vite passate, faremo il tuo disegno di vita, quindi l'estrapolazione del disegno di personalità, parleremo appunto di amore e di relazione, e poi faremo Qigong, quindi anche benessere fisico, oltre ad essere comunque
Ok, chi è interessato a sapere queste altre informative ci scrive in privato qui sulla pagina e noi vi mettiamo in contatto con Deborah e Filippo direttamente. Esattamente. Molto bello, anzi, anche magari vi invitiamo anche eventualmente ad affrontare queste, più che altro le spiegazioni su che cos'è il human design piuttosto che le Sì. vite passate. Abbiamo le vite passate che magari non lo sa, quindi se vogliamo fare anche una live su questo sarebbe carino. Ecco, io volevo aggiungere una cosa. Human Design, io l'avevo fatto l'anno scorso proprio con Deborah, mi ha fatto il profilo a me, e ti fa capire determinate ferite, cioè è un metodo per accelerare appunto la consapevolezza di ferite che potresti aver avuto, e ti fa vedere anche determinati tuoi comportamenti, ti fa capire un sacco di cose. Quindi io, per esempio, sono un proiettore, e quindi ho capito anche perché me la prendevo per determinate cose piuttosto che serbavo rancore per altro, e tendevo. È proprio azzeccatissimo. Io lo consiglio a tutti di fare profilo Human Design perché ti apre Sì, proprio molto in una maniera utile. Ecco, io ne lucidissima. so È anche poco. ricollegabile al ciò che parlavamo prima, che dicevate come capire se quella strada è giusta per me, se devo fare quella cosa piuttosto che un'altra. Quale ci sono anche informazioni che ti fanno Vero. capire come sei più disposto, tipo inviti o tu che organizzi qualcosa piuttosto che un'altra modalità, È in base sì. vero, Sì. bello. Sì, esatto. Infatti a me questa cosa mi ha aperto talmente tanto e mi ha evitato veramente situazioni stressanti che erano inutili, perché Esatto. effettivamente io aspettavo sempre l'invito, cioè nel senso però andavo lì che... E il fatto che tante volte poi, essendo che... Alcune persone poi conoscono questa cosa, sanno anche, cioè ti aiuta anche a relazionarti con le persone, quindi che nell'era della comunicazione è la base, no? La relazione con le altre persone. E niente, io vi ripeto appunto, se volete mettervi in contatto con Deborah e Filippo, di scriverci nella nostra pagina, inviarci un messaggio, vi mettiamo in contatto. E grazie di averci seguito, grazie Debbie e Filippo per aver dedicato del Grazie per questa tempo. È serata. Alla stata una bella serata e prossima. vi ringraziamo tutti e vi auguriamo una buona serata. Grazie mille a tutti. Ciao, Ciao a ciao. tutti. Ciao a voi, ciao Ciao ragazzi. ragazzi.